Giovanni da Milano. Giovanni da Milano, però vedo che credo che sia il gestore di quella pagina attaccata dalla consigliera Romano, giusto Giovanni? Sì, esattamente. Io sono Giovanni Santarelli, ho creato Milano Bella da Dio, sì. Una realtà social che racconta la città di Milano a 360 gradi, sì. E tra l'altro pubblica i video che i cittadini fanno in giro per la metropolitana di Milano, sì. Che riprendono le borseggiatrici della metro. E sono stato attaccato, sì. da due consiglieri comunali, sì, no, di questo, Milano. Questo che lo sappiamo, hanno, sì. Sì, mi hanno associato a squadrismo e fascismo, sì, vero. Perché queste persone qua vengono rappresentate sul mio canale. Ora, dico, mi ha lasciato veramente dell'amaro in bocca sentire due consiglieri comunali che dopo un anno e mezzo che io mi prodigo per pubblicare queste immagini e far conoscere a tutti i passeggeri e turisti. Ma c'è anche uno di voi, mi sembra, c'è anche uno di voi che va addirittura, un ragazzo di 18 anni, se non sbaglio, ho letto un'intervista oggi sul Corriere della Sera, se non sbaglio, un ragazzo che va addirittura col megafono ad avvertire le persone, non so se collabora con voi o pubblica dei video con voi, o sbaglio? Sì, lui è un libero cittadino, è rumeno, è sì. Nato in Romania e si è trasferito in Italia, e lui ce l'ha a morte, diciamo, con le borseggiatrici, perché hanno rubato più volte lui e la sua famiglia, e quindi fa questa cosa nel suo tempo libero, così come tanti altri cittadini lo fanno. Dunque, lei si sente di mettere alla gogna queste... Anche Parenzo pensa che sia una gogna questa qua. Beh, lo è assolutamente, formalmente lo è. Ma quale tu devi gogna, fornire, dai, le immagini alla polizia, e lì hai fatto il tuo da bravo cittadino. Se invece prendi queste immagini, le pubblichi sui tuoi social, anche per farti bello, per fare il ganassa, per dire oh, io ho ripreso la criminale, sì, la zingarella, o chi è per lei che ha rubato. Ecco, come rispondi a queste critiche, Giovanni? Ma già lo fanno, i cittadini già i video li portano alla polizia, ai controllori, e allora ma basta, il problema è che hanno le mani legate, quello è il tuo dovere, quello. Sì, ma non possono reagire perché c'è la legge che tutela le borseggiatrici. Sì, ma perché tu li metti, perché tu li metti sul tuo profilo, anche per fare traffico, immagino, no Giovanni? No, io li faccio perché voglio aiutare i cittadini, no, che non le conoscono. No, tu lo fai perché sei diventato anche mediamente noto, anzi per nulla noto, a parte questi 5 minuti, viene intervistato e chiamato. No, ma sì, per vai nulla a Rete 4, è vai a Rete 4. È per questo che il mio nome è rimasto nascosto per più di 3 anni, la pagina è nata nel 2019, bravo, il mio nome è nascosto da più di 4 anni. Guarda, il tuo Giovanni tuo andrebbe premiato, posso dire, no, non è, non è per nulla esibizionista. Il tuo esibizionismo è pari a quella della Rom che è intervistata dagli amici di Striscia la Notizia, mentre candidamente proprio di rubare. Dal 2019 avete lo stesso livello di esibizionismo. Nessuno sapeva chi ero, un simpatico esibizionista. Scusami Giovanni, vuoi ripetere il tuo nome e cognome del fuori Giovanni? Giovanni Santarelli, ma lo può trovare anche... No, ma lo voglio sapere da te. Allora, Giovanni Santarelli andrebbe chiamato dal sindaco di Milano e premiato domani mattina per il contributo che sta dando alla città. Io lo penso sul serio. Hanno già nominato per l'Ambrogino d'Oro nel 2022. Molto bene, non sei stato però nominato, ma non l'hai preso l'Ambrogino, l'hai preso? No, perché è stata bloccata la candidatura è stata bloccata. Benissimo, poi... l'anno prossimo io promuoverò la candidatura di questo ragazzo. Quanti anni hai, Giovanni? 26. Di 26 anni all'Ambrogino d'Oro per un contributo alla sicurezza di Milano. Il sindaco Sala dovrebbe chiamarlo e dire stai dando un grande contributo a Milano, perché riprendere i latrocini, riprendere le persone dentro la metro, non è mettere alla gogna le persone, è avvertire i cittadini, e anche aiutare le forze dell'ordine a intervenire subito, a identificare le persone e eventualmente arrestarle. Tanto sappiamo che queste qua non vanno in galera comunque, no? Perché se ne fottono, perché ci sono mille leggi. Giovanni, non ho capito, la signora Romano ieri l'abbiamo sentita e ha detto che voi siete sostanzialmente dei violenti, degli squadristi, eccetera eccetera. Mi dissocio assolutamente dalla violenza nelle metro. In che senso, scusa, non ho capito, ti dissoci? Nel senso che i cittadini mi dicono posso reagire quando mi spingono, quando mi menano, quando mi buttano per... No, non puoi reagire, che passi dalla parte del ma questo grazie, ma questo non c'è dubbio, questo ci mancherebbe altro, anche se a un certo punto qualcuno potrebbe pure reagire, nel senso, per riappropriarsi del suo portafoglio può anche prendere il rom, la rom o quello che è e strappargli il portafoglio. Quella non è reazione, quella è legittima difesa, non c'è dubbio. Senti, non ho capito, chi è l'altro del PD che si è schierato oltre a questa Romano? Si chiama Michele Albiani. Benissimo, grazie amico mio. Ciao, buona presto. Serata, grazie. Amico nulla. Grande. Tanto si è fatto un po' di pubblicità. Giovanni da Piacenza. Vabbè, ma che me ne frega a me della pubblicità? Fa un servizio? Non fa nessun tipo di servizio. La polizia fa servizio. Non fa nessun tipo di servizio. Alla gogna pure questo.